Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico. Messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario. Nessun allarmismo, ma persone per lo più informate sul sistema di IT-Alert della Protezione Civile. Come previsto, intorno alle 12 il test ha avuto inizio, facendo suonare i cellulari di molti anche al mercato settimanale del quartiere San Marco a Pescara. Ha suonato il cellulare? Sì. Sei spaventata, sapevi cos'è? Da morire, non sapevo niente. Hai capito di cosa si tratta? No. Squillato. Sono stata avvertita da una collega che fa palestra con me. Comunque mi sono spaventata perché è un suono strano e quindi così. Me l'ha detto una mia amica che ci sarebbe stata questa cosa oggi. L'ho sentito l'altro ieri alla televisione. Quindi non si è spaventata? No. Cosa? 8, stamattina l'ha detto. La rassegna stampa? Sì, stamattina. Se è una cosa buona, ben venga. Quindi è stata utile anche la nostra rassegna che l'ha avvertita. Esattamente, io tutte le mattine vedo Rete 8, tutte le sante mattine. Vedi il tempo. Si è spaventata, sapeva di cosa si trattava? No, non si fa niente. Sì, perché ero completamente all'oscuro, non avevo ricevuto nessuna comunicazione. Cos'è questo? Sono impaurito, che roba è? Veramente ci stavamo chiedendo se era scattato qualche allarme sulla macchina. Poi abbiamo visto il telefono, però niente di che, tranquillo. Sì, ero informato, però non mi è arrivato. E secondo lei può essere un sistema utile per avvertire la popolazione in caso di calamità, di emergenze? Meglio averlo che non averlo. Penso di sì, lo spero. Se sanno come funziona, spero di sì. Al mercato di San Marco, nel quartiere San Marco di Pescara, anche alcuni volontari della Protezione Civile per controllare che tutto vada bene. Come sta andando? Ma allora, sì, siamo qui, ma non per controllare. Siamo per dare informazioni alla popolazione per come comportarsi e che cosa fare. Dopo il messaggio arriverà un test, un questionario sul cellulare. Basta rispondere a delle semplici domande e basta. È semplicemente un test, quindi non bisogna preoccuparsi e siamo qui proprio per questo, per rassicurare la popolazione. Ne siamo diversi, ogni associazione si è divisa un pochino la città, noi come Val Pescara Protezione Civile siamo qui nel mercato San Marco, poi ci sono nelle varie zone della città le altre associazioni. Le ha squillato il telefono? No, a me no. Proprio poco fa l'abbiamo ricevuto, però già lo sapevo. E penso sia una cosa utile, anzi fatta anche con un po' di ritardo, visto che la tecnologia c'era, quindi... Per allertare sicuramente sì, Non mi rendevo conto, poi ho guardato il telefono e ho visto che era il messaggio della protezione. Un po' mi sono spaventata all'inizio perché ero in macchina. Penso che sia una cosa utile. Perché ci mette in allarme in caso di pericolo. So che è un'esercitazione, quindi... Stiamo tranquilli. Ci auguriamo che rimanga un esperimento, ci mancherebbe.